Buongiorno, siamo Marco Giardino e Roberto Scognamiglio, direttore e preside dell'Accademia Italiana di Medicina Osteopatica. Siamo qui a Saronno da 3 anni, dal 2011, abbiamo dei corsi di formazione in medicina osteopatica, formiamo osteopati e abbiamo anche all'interno dell'Accademia un centro di formazione di tirocinio clinico dove vediamo anche pazienti e trattiamo i nostri studenti insieme a supervisionati da tutor e da medici, trattano i pazienti e trattano persone che vengono soprattutto cittadini saronnesi. Passo la parola al preside così vi dice qualcosa riguardo i nostri corsi, di che cosa si tratta e della professione. L'osteopatia è una medicina complementare, manuale, pertanto complementare alla medicina tradizionale istituzionale, riconosciuta a livello internazionale in molti paesi e in procinto di regolamentazione anche in Italia. Come scelta formativa abbiamo scelto di attestarci su un livello formativo con gli standard più alti che attualmente esistono in Europa, e questo grazie anche alla collaborazione con prestigiose istituzioni in Inghilterra, università in Inghilterra, in Francia e in Italia. Lo scopo è quindi quello di formare osteopati sicuri e preparati per esercitare la professione con gli standard qualitativi più alti che attualmente è possibile ottenere in Europa. A garanzia di quello che sta dicendo il preside, ci sono proprio le nostre collaborazioni accademiche con il British College of Osteopathic Medicine di Londra, l'IDEO, che è un istituto di Nantes, e l'Università dell'Insubria di Varese, con la quale abbiamo una partnership e siamo partner ufficiali. Molti dei docenti nostri sono docenti dell'Università dell'Insubria. Per accedere ai corsi bisogna essere in possesso di un diploma di maturità quinquennale per accedere ai corsi full time, a tempo pieno, oppure con essere in possesso di una laurea in ambito sanitario per accedere al corso part time, quindi riservato solo a chi ha già una laurea in ambito sanitario, fisioterapisti, infermieri, eccetera. Allora, come si diceva prima, una parte integrante del percorso di formazione dei nostri studenti è il tirocinio osteopatico. Il tirocinio osteopatico si svolge all'interno della nostra accademia in spazi adeguati, appositi, dove gli studenti vengono affiancati da tutor osteopati e tutor medici. Abbiamo dei servizi rivolti alla cittadinanza di Saronno, peraltro abbiamo recentemente firmato un accordo con il comune di Saronno anche per seguire le fasce meno abbienti della popolazione, e quindi sono proprio chiunque voglia venire nel nostro centro di tirocinio osteopatico può essere visitato dai medici, può essere valutato osteopaticamente, poi trattato. Normalmente da noi vengono tutti pazienti e comunque vengono persone che soffrono di problemi prevalentemente del sistema muscolo-scheletrico, mal di schiena, lombalgie, cervicalgie, dorsalgie, insomma questo è prevalentemente quello che noi trattiamo. Abbiamo una sezione dedicata alla pediatrica, il giovedì pomeriggio noi trattiamo i bambini, quindi c'è un team con una pediatra e degli osteopati specializzati in pediatria e seguiamo varie fasce, la geriatria, gli atleti come oggi qua nell'occasione di questa manifestazione sportiva, e quindi è tutto all'interno dell'Accademia. Chiunque voglia avere delle informazioni maggiori relative al nostro istituto, alla nostra Accademia, può rivolgersi al sito www.aimo-osteopatia.it.